Salve, buongiorno a tutti, io sono Francesco Marini. Io sono Alessandra Panzera. E siamo entrambi dell'ufficio attività istituzionali con i bambini. Prima di cominciare, un piccolo sondaggio. Quanti di voi hanno già avuto a che fare con i nostri bandi perché hanno partecipato alla progettazione o perché sono stati finanziati magari sui bandi precedenti? Ok, quindi una buona media, un buon numero. Quindi abbiamo pensato di organizzare la presentazione di questa mattina in due momenti, una prima fase in cui andiamo a ripercorrere, che faremo rapidamente dato che appunto molti di voi ci conoscono già e sanno già il nostro modo di lavorare, rispetto a quali sono i temi affrontati con i bambini e al tempo stesso il percorso che è stato fatto fino ad oggi. Una seconda parte invece dove entriamo nel vivo della presentazione del bando un passo avanti. Allora, innanzitutto, come sapete, l'impresa sociale con i bambini è l'ente che gestisce il fondo per la povertà educativa minorile. Che cosa intendiamo per povertà educativa? Per povertà educativa intendiamo una dimensione connessa a più livelli, diciamo, a più dimensioni economico, sociali, abitative, materiali e non materiali, che determinano una deprivazione, possiamo dire, a livello di opportunità che i minori hanno per pensare e progettare il proprio futuro. Il fatto che un bambino non abbia accesso a un servizio per vari motivi, perché manca o perché la famiglia per esempio non può permettersi di mandarlo, comporta una mancanza di opportunità nella propria possibilità di avere informazioni e formazione per poter pensare poi il proprio domani, il proprio avvenire. Quindi spesso è un circolo vizioso, una condizione di deprivazione, non solo e non necessariamente materiale, comporta poi una mancanza di opportunità, una mancanza di ulteriori risorse e di conseguenza una ulteriore mancanza di opportunità. Quindi la povertà educativa è un concetto multidimensionale che va a limitare la possibilità di imparare e di sviluppare le proprie competenze cognitive e non cognitive. La personalità, lo sappiamo tutti, è il frutto, diciamo, di competenze che si acquisiscono sui banchi di scuola, ma anche e forse soprattutto di competenze che si possono acquisire nel rapporto con le altre persone, e entrambe queste dimensioni vanno a determinare la personalità e quindi la possibilità, le possibilità poi delle persone. Naturalmente per i bambini è fondamentale, per i bambini, per i minori in generale è fondamentale agire sulla formazione di queste due dimensioni per poi andare appunto a determinare la capacità di progettare se stesso, della persona, del futuro prossimo. Quindi abbiamo detto assume un carattere multidimensionale, nel senso che è esito del contesto economico, del contesto sanitario, abitativo e familiare, e della disponibilità o meno di spazi e di opportunità accessibili. È legata alla povertà di relazioni, quindi alla mancanza di accesso ad altri significativi, ad altre occasioni significative e ad altre persone che siano significative,
E quindi abbiamo detto è una condizione che va a privare adolescenti e minori in generale di possibilità di apprendere e di crescere. Rapidamente è stato elaborato da Save the Children un indicatore della povertà educativa. La povertà educativa è un concetto abbastanza nuovo in Italia che è stato appunto teorizzato negli ultimi anni, soprattutto e in Italia direi unicamente da Save the Children, ai cui dati appunto facciamo riferimento nel nostro lavoro. Gli indicatori che costituiscono l'indice di povertà educativa sono appunto la mancanza di accesso ai servizi pubblici educativi per la prima infanzia, soprattutto nella fascia 0-2 anni. Sappiamo che l'Italia ha un problema strutturale in questo senso di carenza di servizi e forse anche di una cultura di dell'accesso ai servizi per la prima infanzia, nel senso che l'asilo nido è stato a lungo concepito in funzione dell'esigenza di conciliazione, diciamo, delle madri tra il lavoro e la famiglia. In realtà oggi sappiamo, gli studi dimostrano che l'asilo nido come i servizi per la prima infanzia sono una occasione, diciamo, di formazione, diciamo così, già per il bambino anche in tenera o tenerissima età. Un ulteriore indicatore, per esempio, è la mancanza di classi nella scuola primaria e secondaria che fanno il tempo pieno, e il tempo pieno inteso non solo come il tempo pieno di formazione dalle 8 alle 4, ma anche come la mancanza di possibilità in orario extra scolastico che facciano appunto vivere la scuola in un determinato modo, quindi sentendone anche l'appartenenza e andando ad integrare quella che è l'offerta formativa curricolare. La percentuale di alunni che non hanno accesso al servizio mensa, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione, l'alto tasso di dispersione scolastica misurato appunto attraverso questo indicatore europeo che è l'Early School Leavers, e poi tutta la fase, tutti gli indicatori che riguardano i consumi culturali o del tempo libero, diciamo, quindi l'accesso, il tasso di accesso dei minori a opportunità culturali come concerti e teatri, il tasso di la percentuale di minori che fanno regolarmente attività sportiva, la percentuale di minori che nell'ultimo anno hanno letto almeno un libro o che hanno un regolare accesso ad internet. Rapidamente glisserei su questa slide rispetto alla diffusione della povertà assoluta e relativa in Italia, di cui insomma abbiamo vari dati. Diciamo, la povertà assoluta è la mancanza di accesso a servizi che sono ritenuti essenziali per la conduzione di una vita sana e dignitosa. La povertà relativa è la mancanza di accesso a una serie di beni che, a cui in media le persone e le famiglie hanno accesso. Si vede che entrambe queste dimensioni sono maggiormente presenti nella parte meridionale della penisola italiana, ma sono anche, e con un tasso che tende ad aumentare, sono anche presenti nelle periferie delle città del nord Italia. Ecco, quali sono i principali fattori che possono aiutare
i minori ad emanciparsi dalle varie situazioni di disagio economico e sociale in cui sono. Ecco, questi sono solo alcuni esempi, naturalmente la casistica è, potremo andare avanti a parlarne fino a domani mattina e magari andremo avanti a parlarne anche per tutt'oggi, visto che alcuni di voi poi si fermeranno con noi anche nel pomeriggio. Appunto, abbiamo individuato una serie di problemi, quali sono le soluzioni? Quindi un maggior aumento di minori che hanno accesso agli asili nidi, scuole che fanno maggiori attività extracurricolari, scuole dotate di infrastrutture adeguate e il miglioramento delle relazioni tra insegnanti, genitori e studenti, ma anche direi tra gli attori del territorio che non sono altro che la comunità educante, che è un tema a noi molto caro, è un tema che nei bandi con i bambini, come sapete, è centrale. Qualche rapida parola sul fondo, che già comunque conoscete, poi queste slide le metteremo a disposizione della fondazione, quindi senz'altro avrete modo, perché vedo parecchi di voi che stanno facendo foto, quindi avrete modo di poterle avere e consultare. Il Fondo per la Povertà Educativa Minorile è stato creato dalla legge di stabilità del 2016 con un accordo tra il governo e ACRI, che è l'associazione che raggruppa le fondazioni di origine bancaria. Ed è stato, attraverso questa legge finanziaria, è stato dato il mandato alla Fondazione con il Sud della gestione del fondo. La Fondazione con il Sud ha creato l'impresa sociale con i bambini, che è appunto interamente partecipata dalla fondazione, con il compito appunto di gestire questo fondo. Quindi il fondo rappresenta una grande novità ed una sperimentazione, e da qui poi, come avremo modo di dire, anche la centralità, un altro aspetto innovativo e centrale dei nostri bandi è il ruolo dell'ente valutatore di impatto e della valutazione di impatto, proprio per la natura sperimentale del fondo, che sperimenta un modello innovativo di welfare comunitario. In che modo? Innanzitutto il terzo settore ha un ruolo centrale, tutti i progetti, tutti i bandi sono rivolti al terzo settore, il capofila deve essere un ente di terzo settore, sia per i bandi che sono già stati chiusi, sia per il nuovo bando. C'è appunto, come ho detto poc'anzi, un'insistenza, una nuova valorizzazione della comunità educante, quindi non solo della scuola e dei genitori sostanzialmente, ma una valorizzazione di tutti gli attori del territorio che in qualche modo giocano un proprio ruolo sulla formazione e sull'educazione dei minori. E un terzo aspetto di innovatività, una fusione, una collaborazione, diciamo, tra enti pubblici ed enti privati. Le fondazioni bancarie assieme al governo, quindi enti privati, che si mettono, che fanno squadra assieme all'ente pubblico nel finanziare questo fondo. In che modo? Le fondazioni bancarie mettono i fondi, il pubblico, il governo agisce tramite un credito d'imposta su quei fondi che vengono dedicati al Fondo per la Povertà Educativa Minorile. Un primo bilancio, come sapete tutti, qui corro rapidissimamente, fino ad oggi abbiamo chiuso tre bandi, il bando prima infanzia nella fascia 0-6 anni, il bando adolescenza fascia 11-17 anni e il bando nuove generazioni 5-14 anni.
per un totale di circa 200 milioni di euro che sono stati stanziati e 259 progetti che sono stati approvati e finanziati. Quali sono stati gli obiettivi dei primi tre bandi? Il bando 06, principalmente rivolto al potenziamento e all'integrazione dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni, il bando adolescenza, principalmente rivolto alla dispersione, alla lotta contro la dispersione e l'abbandono scolastico nella fascia 11-17 anni. Ecco, questo è la diffusione a livello italiano dei progetti del bando prima infanzia. Vedete che c'è che insistono le regioni che sono maggiormente coinvolte, anche se in tutte le regioni italiane sono presenti dei progetti, sono Campania, Lazio e Lombardia e Piemonte per quanto riguarda il Nord Italia. 66 progetti regionali e 14 multiregionali. Bando adolescenza, ecco la cosa interessante, scusate, mi stavo dimenticando, 398 idee progettuali perché era un bando a due fasi, 398 idee progettuali e 128 progetti esecutivi che sono stati valutati in seconda fase per arrivare poi a 80 progetti finanziati. Bando adolescenza, è qui una prima grande differenza. Nella prima fase abbiamo ricevuto ben 773 idee progettuali e nella seconda fase 260 progetti esecutivi per arrivare a 86 progetti finanziati. Vedete subito questa disparità di numeri, di successo, chiamiamolo così, di interesse che ha avuto il secondo bando rispetto al primo. Perché questo? Perché è lo specchio un po' dell'Italia, nel senso che manca forse una cultura della prima infanzia, l'abbiamo chiamata così, nel senso che è molto più presa di mira la fascia adolescenziale per quanto riguarda la povertà educativa rispetto alla fascia infantile. Il terzo bando, che si è appena chiuso, i progetti stanno cominciando a partire proprio in questo periodo, è il bando Nuove Generazioni, che ha appunto come obiettivo, si rivolge alla fascia 5-14 anni, l'obiettivo è quello di stimolare, diciamo, le competenze cognitive e non cognitive dei minori e l'innovazione anche in questo caso per la prevenzione delle forme di disagio e di vulnerabilità. Anche qui abbiamo ricevuto, questo era differentemente dai primi due bandi, era un bando ad una fase, quindi direttamente prevedeva la consegna, l'invio meglio tramite la piattaforma Kairos, che immagino conoscerete in tanti, nel bene nel male, e 432 proposte ricevute esecutive, e da queste 432 siamo arrivati a 83 progetti finanziati per un totale di 66 milioni. Anche in questo caso diffuse un po' in tutta Italia e le regioni su cui insistono maggiormente i progetti sono Sicilia, Campania, Lazio per il centro-sud e Lombardia e Piemonte per il nord Italia. Altre due iniziative che abbiamo realizzato nel corso dei primi 2 anni e mezzo di vita con i bambini è una progettazione partecipata nelle aree terremotate, una linea di finanziamento dedicata alle aree terremotate dell'Ascolano, di Marche,
Abruzzo, Lazio e Umbria, e che ci hanno visto appunto coprogettare assieme ad un partner, imparare a fare interventi contro la povertà educativa, ma in zone con delle caratteristiche particolari, ossia zone colpite dal sisma e con delle caratteristiche quindi e dei bisogni anche impellenti particolari. Un'ultima iniziativa in corso, di cui parlava poc'anzi Alberto, progetti in cofinanziamento, è un'altra linea di cofinanziamento che ha visto con i bambini e che vede con i bambini agire assieme alle ad enti filantropici sostanzialmente presenti nei singoli territori. L'idea è stata quella di mettere assieme le due expertise, l'expertise maturata da con i bambini nell'ambito della povertà educativa e l'expertise dei singoli enti locali che conoscono il territorio e che sanno meglio di noi naturalmente quelli che sono i bisogni del territorio, in un'ottica di coprogettazione, nel senso che con i bambini mette a disposizione, a fronte di un 100% di progetto, il 50% del valore di un progetto o di una iniziativa locale, e la fondazione locale o l'ente filantropico locale mette l'altra metà, per fare poi delle progettazioni condivise che in alcuni casi possono portare a dei progetti specifici, in altri casi invece, laddove si renda necessario, a dei bandi di finanziamento a carattere locale, sempre naturalmente rivolti alla lotta alla povertà educativa minorile. Questo è un po' la geografia del totale dei progetti fino ad oggi finanziati, con i primi tre bandi, appunto abbiamo detto 202 milioni di euro assegnati e 249 progetti finanziati, a cui dobbiamo aggiungere i 7 progetti dell'iniziativa, i 6 per l'iniziativa del terremoto e altre 16 iniziative che sono in coprogettazione. E adesso cerchiamo di fare un passo avanti. A questo proposito lascio la parola alla mia collega Alessandra Panzera. Buongiorno a tutti, appunto questo momento di presentazione sarà dedicato al bando Un Passo Avanti, che insomma è quello che ci riunisce qui stamattina. Per riprendere un po' il filo della presentazione del collega, faccio una premessa. Perché abbiamo scelto di fare un passo avanti come con i bambini, presentando appunto questa nuova linea di finanziamento? Perché, come avete visto, fino ad oggi le linee di finanziamento erano estremamente specifiche, quindi specifiche o per target, quindi fasce di età, o appunto per contesto territoriale, o ancora proprio per tipologia di finanziamento, come nel caso delle iniziative in cofinanziamento. Ma data appunto la complessità del fenomeno della povertà educativa minorile, abbiamo pensato invece di privilegiare una linea di finanziamento che andasse a sostenere tutte quelle iniziative a carattere innovativo e dirompente che hanno un forte potenziale in realtà di contrasto alla povertà educativa minorile, ma che magari con le esperienze così circoscritte, tra virgolette, dei precedenti bandi non emergevano. Quindi diciamo la prima notizia sul bando Un Passo Avanti, come avrete già notato, è il fatto che non c'è un inquadramento tematico, tecnico, specifico, ma c'è la libertà di proporre delle idee progettuali che abbiano come unico vincolo, tra virgolette, quello di essere delle iniziative altamente innovative e ad alto potenziale di contrasto della povertà educativa. Rispetto all'ultima iniziativa presentata da Con i Bambini, che appunto è il bando Nuove Generazioni, abbiamo fatto in realtà un passo indietro. In che senso?
Questo bando sarà un bando a due fasi. Quindi ad oggi è aperta la prima fase di presentazione delle idee progettuali che terminerà il 14 dicembre alle ore 13 e si aprirà poi una seconda fase in cui i progetti preselezionati, le idee progettuali preselezionate avranno l'opportunità di sviluppare dei progetti esecutivi. Perché la scelta di dividere la progettazione in due fasi? Per una questione appunto di qualità, dato che il tema è proprio l'innovazione in ambito educativo e sociale, era importante premiare l'idea per poi costruire con un percorso ad hoc delle proposte che fossero ancora più solide e concrete, proprio perché il tema dell'innovatività è un tema complesso, insomma. Il bando Un Passo Avanti appunto non ha una fascia d'età specifica, quindi parliamo di 0-17 anni, di una dotazione di 70 milioni di euro, che è la dotazione del 2018 del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. Le due fasi di progetto, quindi nella prima fase abbiamo un'idea progettuale in cui rispetto alla classica progettazione vi chiediamo di concentrarvi appunto soprattutto sull'elaborazione di questa idea piuttosto che su altri temi o comunque su altre forme che invece saranno sviluppate in progettazione esecutiva, ma ci sono una serie di paletti, tra virgolette, per l'ammissibilità formale delle proposte che in realtà sono simili a quelli dei nostri bandi precedenti e che già conoscete. Per cui la dotazione dei 70 milioni di euro sarà divisa in due graduatorie, la graduatoria A che ha una valenza regionale, cui è affidato il 50% della dotazione. Regionale che significa? Che si tratta di interventi localizzati in una sola regione, o meglio in un solo territorio regionale, che può essere o un'intera regione o una provincia, ma anche il municipio o il quartiere particolarmente svantaggiato di una città. E le proposte a carattere territoriale e regionale possono avere un contributo richiesto che va dai 250.000 euro al milione di euro. Sulla graduatoria B, invece, quindi l'altro 50% della dotazione del 2018, saranno sostenute delle iniziative localizzate su più regioni con un contributo richiedibile che va dal milione di euro ai 3 milioni di euro. La differenza tra le due graduatorie, oltre ad essere una differenza sostanziale, legata alla collocazione, alla localizzazione geografica degli interventi, anche una differenza proprio del tipo di idee che potranno essere presentate, perché ci aspettiamo che su una graduatoria B multiregionale ci sia non solo la sperimentazione, ma anche appunto la volontà di modellizzare un intervento innovativo trasferendolo, replicandolo su più territori, mentre per i progetti a valenza regionale ci aspettiamo degli interventi innovativi che vanno a centrare direttamente un bisogno specifico individuato in quel territorio. Qui appunto una slide sui plafond, è interessante vedere che appunto il plafond su cui immagino i progetti regionali che sono qui presenti, insomma i possibili capofila di progetti regionali potranno presentare progetti su un plafond di oltre 4 milioni di euro. Questo plafond per il bando Un Passo Avanti è stato calcolato avendo due criteri differenti. Il primo criterio, che è comune a tutte le iniziative precedenti, che è quello di tenere in considerazione fattori demografici e socio-economici dei territori, e un secondo criterio che è quello appunto della copertura effettiva del finanziamento di progetti su quei territori. Quindi per il plafond di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige abbiamo una dotazione maggiore di risorse perché sono stati minori, diciamo, è stato minore il numero di progetti che sono stati finanziati sulle precedenti iniziative, quindi c'è più margine, insomma, di possibilità di finanziare idee, proposte progettuali. Le caratteristiche appunto della graduatoria A, quelle che vi dicevo prima, per cui contributo richiesto tra 250.000 euro e 1 milione di euro. Il contributo deve essere pari al 90%, almeno al 90% del costo complessivo del progetto e l'ulteriore 10% minimo dovrà essere coperto da un cofinanziamento monetario. Il cofinanziamento in fase di elaborazione delle idee progettuali non vi verrà richiesto, nel senso che, come vedremo successivamente con alcune indicazioni sulla piattaforma, in questa fase vi sarà richiesta una stima del costo complessivo di progetto e del contributo richiesto, ma non di indicare precisamente quanto cofinanziamento e chi apporterà il cofinanziamento.
La durata dei progetti e la graduatoria A, come per i precedenti bandi, deve essere minimo di 24 mesi, ma su questo bando abbiamo deciso di non porre un limite temporale all'innovazione, quindi andiamo per oltre anche i 48 mesi eventualmente. Facciamo molti passi avanti. Per i progetti in graduatoria B, di nuovo, il contributo richiesto deve essere tra 1 milione di euro e 3 milioni di euro e deve essere pari almeno all'85% del costo complessivo del progetto, il che significa che aumenta la percentuale di cofinanziamento, che deve essere minimo del 15%, e anche qui la durata, esattamente come per la graduatoria A, non inferiore a 24, massimo. Vediamo, oltre i 48 mesi è possibile ancora presentare progetti. Chi può presentare l'idea progettuale? L'idea progettuale può essere presentata da un soggetto capofila che deve essere un ente di terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 117-2017, quindi del cosiddetto codice del terzo settore, che nell'articolo 4 ha una lista di enti che afferiscono appunto a questa categoria enti di terzo settore. Il soggetto responsabile non può svolgere attività in contrasto con le finalità del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e deve possedere una solida esperienza nell'ambito di intervento del Fondo. L'esperienza del soggetto responsabile è richiesta per la presentazione delle idee progettuali in un'apposita sezione di formulario. Che cosa intendiamo per solida esperienza? Non solo ovviamente direttamente nel contrasto alla povertà educativa minorile, ma in progetti di natura educativa e sociale e anche capacità finanziaria di gestire progetti che hanno comunque un impegno considerevole anche in termini di cofinanziamento. Le idee progettuali ammissibili saranno appunto le idee presentate da un ente di terzo settore che dovranno essere inviate entro il limite del 14 dicembre alle ore 13 tramite la piattaforma Kairos, quindi unicamente online. Le idee progettuali non devono essere in contrasto con la missione del fondo e soprattutto non devono prevedere una serie di iniziative che possono essere o principalmente rivolte al finanziamento di attività di studio e ricerca o principalmente rivolte al sostegno dell'attività ordinaria del soggetto responsabile ed eventualmente dei membri della partnership, ma soprattutto appunto del soggetto responsabile, che non prevedano unicamente la copertura economica di manifestazioni o eventi, né unicamente la formazione professionale, di operatori, docenti, eccetera, o il finanziamento di imprese profit. Oppure, questo punto è anche importante, non vengano, cioè le idee progettuali non devono riproporre iniziative che sono state già presentate a valere sui bandi di Con i Bambini, a prescindere dall'esito della valutazione. Qui mi permetto di aggiungere perché alcune domande che ci sono già pervenute. Per i progetti che ad esempio non hanno superato l'ammissibilità formale per i precedenti bandi, vale questa regola? Sì, nel senso che ovviamente, come dicevamo prima, i bandi precedenti erano molto circoscritti in termini di target o di tipologia di iniziativa, per cui, visto che il focus del bando Un Passo Avanti è l'innovazione in ambito educativo, sicuramente vi sarà richiesto anche in questo caso di fare un passo avanti, quindi comunque di ripensare l'idea progettuale con un'altra testa, con un'altra visione. I criteri di preselezione, quindi quali saranno le idee progettuali che presumibilmente passeranno appunto alla seconda fase di progettazione esecutiva? Abbiamo sostanzialmente tre criteri che sono poi quelli presenti sul bando, che sono l'efficacia, quindi l'idea progettuale deve dimostrare di essere in grado di conseguire pienamente il risultato atteso dell'intervento, l'innovatività, quindi la capacità dell'intervento di proporre delle soluzioni che siano originali, diverse per il contrasto alla povertà educativa minorile. Che cosa vuol dire originali, diverse, innovative? Lo vediamo poi con più calma, però appunto l'innovatività di per sé non dice molto, ma è sempre declinata rispetto ad una serie di fattori che prenderemo in considerazione e poi devono essere iniziative ad alto potenziale in termini di contrasto alla povertà educativa minorile, sia in termini di tipologia di intervento, sia proprio di processi magari generativi di welfare comunitario che si andranno ad attivare tramite queste idee progettuali.
L'innovatività, appunto, che cosa intendiamo per innovatività? La capacità delle idee progettuali di innescare dei processi del tutto inediti, di generare delle relazioni nuove e di fornire delle risposte dirompenti al problema della povertà educativa minorile. L'innovatività ovviamente è declinabile appunto rispetto a diversi fattori, ma i più interessanti e più importanti rispetto anche ai nostri bandi e alla missione del fondo sono innovatività rispetto al processo che si vuole innescare, al servizio che si propone, alla metodologia che si vuole applicare attraverso l'intervento e al sistema di governance e all'integrazione tra pubblico e privato. Quindi questi sono proprio gli aspetti più, diciamo, di innovatività su cui chiediamo, tra virgolette, ai soggetti capofila di puntare, di insistere. E un'innovatività, appunto, che può essere, per fare appunto degli esempi che non sono assolutamente esaustivi, come diceva anche prima Francesco, rispetto a come contrastare la povertà educativa minorile. Consideriamo innovativi degli interventi che offrano delle sperimentazioni, sia nella composizione del partenariato, sia rispetto alla metodologia che si vuole acquisire o agli strumenti, quindi ad esempio tecnologie avanzate che si possono adottare in ambito scolastico, extrascolastico, oppure sull'agire in contesti dei privati in maniera diversa, quindi andando oltre il bisogno, il puro bisogno. Questo perché appunto nell'innovazione facciamo rientrare tre diverse tipologie di innovazione. Un'innovazione radicale, ovvero con l'idea progettuale si va a creare un servizio, a proporre un'attività che non esiste, quindi non è neppure paragonabile con qualcosa che già esiste su quel territorio oppure che si rivolge a quei destinatari, quindi qui abbiamo la dirompenza assoluta dell'idea progettuale. Un'innovazione incrementale, nel senso che c'è già ci sono già dei servizi attivi, ci sono già degli interventi che si rivolgono a quel target o a quel contesto, ma che si testano con degli elementi aggiuntivi in termini di, appunto, come diciamo prima, di processi, di metodologia o di strumenti per proporre un'innovazione, oppure un'innovazione di contesto, quindi si propone qualcosa che è già in uso in un altro ambito, che prima magari non si pensava nemmeno potesse essere un ambito di applicazione. Questo ovviamente, soprattutto quest'ultima tipologia di innovazione, come dicevo prima, esclude quegli interventi che sono stati già finanziati a valere sul fondo, quindi a valere sui precedenti bandi. Ecco, andiamo magari nella parte più tecnica. Come dicevo prima, le proposte potranno essere presentate unicamente online attraverso la piattaforma Kairos, che appunto nel bene e nel male, croce e delizia, molti di voi già conoscono. Per accedere alla piattaforma Kairos potete direttamente appunto cercare la piattaforma sul web oppure attraverso il sito di Con i Bambini, www.conibambini.org, accedere all'area in primo piano che si chiama Presentazione Progetti. Appunto, per gli enti che non hanno già presentato progetti né come soggetto capofila né come partner, vi sarà richiesta un'iscrizione, quindi dovrete creare un account come ormai succede su tutte le piattaforme. Quello che vi sarà richiesto in più per i soggetti che fanno ex novo la registrazione è di compilare la sezione anagrafica riferita all'ente. Nella sezione anagrafica sono richiesti una serie di dati che servono anche, soprattutto in questa fase di transizione relativamente appunto all'applicazione del cosiddetto codice di terzo settore, indicare una serie di elementi che configurano quell'ente come un ente formalmente ammissibile a presentare proposte a valere sul bando. Quindi appunto dati riferiti a statuto, atto costitutivo da caricare, ultimi due bilanci approvati e arriva altre informazioni su soci fondatori, chi sono, eccetera. Il formulario di progetto si compone poi invece di due sezioni sostanziali, che sono i dati progetto e il formulario. Nella parte di dati di progetto sarete chiamati ad inserire il titolo dell'iniziativa. Il titolo dell'iniziativa in realtà lo potete, cioè sarete chiamati ad inserirlo già quando create l'istanza progettuale sulla piattaforma, ma state tranquilli perché è modificabile, per cui potete utilizzare tutti i titoli che volete. La durata del progetto, anche qui una durata stimata in prima fase, per cui in seconda fase di progettazione esecutiva potrete eventualmente modificare
il numero di mesi che avete inserito in prima fase, quindi se avete messo oltre 48 mesi non vi preoccupate, potete porre rimedio. E la sezione di abstract, in cui in pochi caratteri, circa 1000 caratteri se non erro, sì, vi verrà richiesto di sintetizzare l'idea progettuale. La sezione formulario si compone a sua volta di tre sezioni, appunto la prima parte è quella dell'idea progettuale, che è il formulario vero e proprio di presentazione dell'iniziativa. E nel campo nell'ambito dell'idea progettuale dovrete appunto sintetizzare l'iniziativa, quindi avrete un unico box di 10.000 caratteri in cui dovrete descrivere l'idea progettuale. E dovrete descrivere, dovrete riassumere in questi pochi caratteri sostanzialmente l'obiettivo specifico della vostra idea progettuale, le attività che vorrete realizzare e quali sono soprattutto i caratteri di innovatività. Quindi questo è lo spazio in cui dovrete valorizzare proprio il carattere innovativo della vostra idea progettuale. Potrete poi specificare qual è la fascia di età a cui vi rivolgete. Non sono mutualmente esclusivi, per cui potete scegliere anche più fasce di età su cui concentrarvi. Ovviamente questo significa che anche le attività dovranno poi essere declinate in base alla fascia di età. E vi sarà poi richiesto appunto di specificare che tipo di innovazione proponete, quindi se rispetto al partenariato, alle competenze che verranno apportate, al processo, al servizio, alla metodologia, al sistema di governance, al target, all'integrazione tra settore pubblico e privato, profit e privato sociale o innovazione tecnologica. E poi illustrare anche qui il tipo di innovazione, magari andando più nel dettaglio rispetto all'idea progettuale, anche se appunto il numero di caratteri è poco, sono sempre 1000 caratteri. E in ultimo appunto indicare qual è la graduatoria di riferimento, la durata stimata e una stima del costo totale di progetto. Come per la durata, anche qui in prima fase vi verrà richiesta una stima del costo totale di progetto, che potrà eventualmente essere modificata in fase di progettazione esecutiva, perché ci immaginiamo che comunque andrete a fare un dettaglio delle attività e possono esserci degli scostamenti. La stessa cosa per i lavori di ristrutturazione: in prima fase, se avete già in mente di adibire, allestire uno spazio specifico, potreste indicare che avrete dei lavori di ristrutturazione, eventualmente l'importo stimato, ma ancora una volta non sono delle cifre vincolanti, ma sono soggette a cambiamenti in seconda fase. E poi appunto si conclude l'idea progettuale, proprio il formulario dell'idea progettuale, come vedete non vi richiede tanto, perché vi dovete proprio concentrare sull'idea, questo è il nostro invito. E c'è poi invece la parte relativa all'esperienza del soggetto responsabile, in cui avrete la possibilità di inserire tre progetti del soggetto responsabile attinenti al fondo per il contrasto alla povertà educativa. Appunto, attinenti in che senso? Sia in termini di ambito, sia in termini di processi innescati da progetti, quindi anche iniziative di welfare generativo, di coesione comunitaria, eccetera, sia anche progetti che economicamente hanno un peso, quindi dimostrano comunque una capacità del soggetto responsabile in termini finanziari e di corretta gestione etica, responsabile e trasparente dei fondi comunque stanziati per precedenti iniziative. E poi c'è l'ultimo campo, che è il modulo partner. Qui occorre una premessa, nel senso che proprio perché vi chiediamo di concentrarvi sull'idea, nella prima fase di presentazione delle idee progettuali non è già obbligatorio avere una partnership, per cui eventualmente potete pensare di costruire la partnership in un secondo momento, e in fase di progettazione esecutiva invece sarà obbligatorio, pena l'esclusione della proposta progettuale, avere un ente incaricato della valutazione di impatto e almeno un altro ente partner. In questa fase comunque i partner potranno già aderire alle idee progettuali, non ci saranno, come per i precedenti bandi, per chi li conosce, agganci in piattaforma, ma si ritornerà un po' all'inizio, quindi alle iniziative alle prime fasi delle iniziative prima infanzia e adolescenza, in cui i partner dovevano semplicemente compilare un file Excel, timbrarlo e firmarlo. La sezione di piattaforma riferita al modulo partner vi permette di creare dei record di una tabella, quindi a ciascun record corrisponderà un partner, incluso il soggetto responsabile. Quindi ricordate, la prima cosa che dovrete fare è inserire il vostro nome
Nel modulo partner, appunto, varie informazioni, codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale, il timbro e la firma. Quindi il modulo partner potrà essere scaricato dalla piattaforma, vi verrà fuori una tabella Excel che riporta tutte queste informazioni che potrete far circolare tra i soggetti del partenariato e poi ricaricare nella sezione che vedevamo prima all'inizio, documenti di progetto. Appunto, la sezione documenti di progetto, questa qui in cui vi si chiederà di specificare che tipo di documento è, quindi il modulo partenariato, e di caricarlo. Se non caricate il modulo partner, la piattaforma vi blocca e non riuscite ad inviare l'idea progettuale. Per questo la prima cosa che dovete fare è fare la firma del soggetto responsabile, sostanzialmente. L'ultima sezione è la localizzazione, quindi dovrete indicare il comune e la località di intervento, molto semplicemente. Dopo dovrete, per inviare l'idea progettuale, andare nella sezione di dettaglio, che vi permetterà anche di ridare una scorsa, insomma, a tutto quello che avete già compilato, sia dati progetto che modulo soggetto responsabile che modulo relativo all'idea progettuale, e inviare l'iniziativa entro le 13 del 14 dicembre, 13.01 purtroppo inammissibilità formale dell'idea progettuale. E questi appunto sono i nostri riferimenti, ci potete contattare all'indirizzo mail iniziative@conibambini.org per tutto quello che riguarda il bando, quindi quesiti tecnici e contenutistici relativi al bando, mentre per problemi tecnici legati all'utilizzo della piattaforma Kairos vi invitiamo a rivolgervi a comunicazioni@kairos.it, oppure appunto ci potete contattare telefonicamente negli orari di assistenza previsti. A voi la parola. Ok, la domanda era se i partner, se le scuole possono essere partner di un solo progetto o di più. Funziona in generale, insomma. Allora, nella prima fase è possibile avere una partecipazione su più idee progettuali. Qualora tutte le idee progettuali in cui uno stesso partner è inserito passino in seconda fase, in seconda fase vige il regolamento precedente. Quindi il soggetto o la scuola in questione dovrà fare una scelta e la deve fare pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali in cui il soggetto è coinvolto. Quindi questo è un criterio che è, insomma, su cui bisogna prestare molta molta attenzione, e soprattutto l'esperienza ci insegna che attenzione per quanto riguarda le scuole, perché soprattutto in istituti grandi magari sono state date delle partecipazioni a più progetti a valere sullo stesso bando e poi purtroppo non sono state dichiarate ammissibili tutte le proposte, insomma. E a tal proposito, questa restrizione in seconda fase vale per tutti i partner, inclusi gli enti valutatori, o sono esclusi? No, gli enti valutatori sono esclusi. In seconda fase resta il vincolo del massimo 5 proposte progettuali a cui l'ente valutatore può partecipare. Non ho detto la domanda, scusi, la domanda era se questo vincolo di partecipazione è relativo anche agli enti valutatori. Posso fare anche un'altra domanda? Sulla scheda soggetto responsabile, i progetti da inserire devono già essere conclusi o possono essere anche in corso? Sulla scheda progetto responsabile, i progetti che devo sulla scheda del soggetto responsabile, i progetti da inserire devono essere già terminati o possono essere anche in corso?
Allora, i progetti devono essere, possono essere anche progetti in corso, purché comunque siano cominciati non a ridosso della presentazione dell'idea progettuale, quindi almeno un anno precedente alla presentazione dell'idea progettuale. Buongiorno, volevo fare due domande. Una che è legata al soggetto beneficiario, cioè possono presentarsi e candidarsi ancora soggetti che hanno già ricevuto contributi nelle anni precedenti? E l'altra domanda è legata alla definizione di ente di terzo settore, perché la riforma non ha ancora ricevuto molti decreti attuativi, quindi per noi è importante capire questa definizione giuridico-tecnica che insomma purtroppo manca ancora al regolamento nazionale, insomma, quindi ecco un approfondimento su questo, grazie. Allora, la prima domanda è se enti che hanno già beneficiato di finanziamenti come soggetto responsabile sui bandi di con i bambini possono presentare l'idea progettuale come soggetto responsabile. Sì, non c'è questo vincolo, possono partecipare assolutamente come capofila. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, cioè il soggetto responsabile deve essere un ente di terzo settore, ma che cosa intendiamo per ente di terzo settore in questa fase transitoria? Allora, innanzitutto ci sono delle categorie che possono essere sicuramente considerate come enti di terzo settore, come ad esempio il caso delle associazioni di promozione sociale o delle organizzazioni di volontariato. Ci sono poi delle categorie, diciamo, più complesse, faccio l'esempio delle fondazioni non di origine bancaria, vigono di base, diciamo, i criteri che abbiamo già adoperato sugli altri bandi, quindi in linea teorica se l'ente è iscritto in uno dei registri relativi al terzo settore, quindi l'albo delle cooperative sociali, gli elenchi regionali delle organizzazioni di volontariato, l'anagrafe delle ONLUS, significa che l'ente è un ente di terzo settore, quindi a prescindere appunto dall'applicazione del decreto legislativo è un ente ammissibile a presentare un progetto. Se si tratta di una fondazione, il discrimine lo fanno i soci fondatori, per cui è importante che sia un ente che sia costituito in prevalenza da persone fisiche e non da enti pubblici o da imprese profit private. La Costituzione significa anche diritto di voto in consiglio e rappresentazione nei consigli direttivi di questi soggetti, per cui appunto ci deve essere sempre una parte prevalente data da persone fisiche. Scusi, un soggetto può essere capofila in un progetto e partner in un secondo? Un soggetto può essere capofila in un progetto e partner in un secondo? No, cioè in prima fase sostanzialmente è possibile tutto, in seconda fase vige il regolamento dei bandi precedenti, quindi la partecipazione di un soggetto è unica, sia come soggetto responsabile sia come partner. Scusa. Sì, sì. E il soggetto. Questo vale sia per l'A che per il B? Sì, 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 è una anche se la graduatoria è doppia, il bando è sempre unico, quindi se un soggetto partecipa sia come partner o come soggetto responsabile in graduatoria A, non può partecipare a un progetto in graduatoria B. E sì, in seconda fase, sì. Per quanto riguarda invece la prima fase, la partecipazione come soggetto responsabile deve essere unica. A proposito di soggetto responsabile, scusate, torno un attimo indietro alla domanda della signora, un'altra categoria particolare è quella degli enti religiosi. Gli enti religiosi, per poter partecipare come soggetto responsabile, devono avere già costituito un ramo specifico, quindi ramo APS ad esempio, comunque un ramo dedicato ad iniziative di utilità sociale, e devono avere una contabilità separata per questo ramo. Se non ci sono questi due presupposti, non sono ammissibili come soggetto responsabile. Una domanda ingenua, noi non abbiamo mai partecipato a un bando, chi sono i soggetti valutatori? Chi sono i soggetti valutatori? Allora, faccio una digressione
un piccolo approfondimento sui soggetti valutatori. Come abbiamo detto, il fondo ha una natura sperimentale, quindi come facciamo sostanzialmente a dare conto di questa sperimentazione che viene fatta? I progetti devono avere una valutazione d'impatto. Che cosa intendiamo per valutazione d'impatto? Non è la, innanzitutto la valutazione d'impatto non è il monitoraggio che ha a che vedere con la verifica in itinere se le attività, il piano delle azioni viene appunto rispettato. Non è nemmeno la valutazione finale che ha a che vedere con il conseguimento, diciamo, dei risultati che il progetto voleva raggiungere. La valutazione di impatto è qualcosa in più, poi le colleghe della Fondazione Zancan potranno correggerci o integrarci. La valutazione di impatto è la possiamo dire analisi del cambiamento che il progetto ha attuato in termini di impatto, quindi questo cambiamento, naturalmente, come ogni cambiamento, necessita di un tempo perché si possa verificare. Attualmente nei bandi precedenti, e anche in questo bando sostanzialmente rimarrà così l'impostazione, è che questa valutazione di impatto debba essere fatta entro i 2 anni successivi alla fine del progetto. Proprio per questa natura particolare della valutazione di impatto, deve essere fatta da degli enti, degli istituti di ricerca che hanno questa esperienza, proprio perché ha a che vedere con delle metodologie che sono specifiche, con delle metodologie di natura sociale sostanzialmente. E per questo motivo si richiede, pena appunto l'esclusione della proposta progettuale, che nella compagine ci sia un ente valutatore che dimostri l'esperienza nella valutazione d'impatto. Non è che io prendo un soggetto a caso e dico tu fammi la valutazione d'impatto, deve essere un soggetto che ha delle esperienze maturate in questo ambito e che le può dimostrare naturalmente. Faremo, come per i precedenti bandi, un elenco, una call pubblica per gli enti valutatori, che sarà pubblicata sul sito di Con i Bambini, a cui con una lista appunto di soggetti valutatori a cui tutte le varie proposte potranno rivolgersi per farli entrare in partenariato. Susciterà appunto il vincolo delle 5 proposte progettuali a cui ogni soggetto valutatore potrà aderire. Se anticipo un'altra domanda, se non trovo nessuno degli enti che sono pubblicati in questa lista, cosa faccio? Posso trovare un altro ente sostanzialmente, purché anche quest'ente dimostri di avere le caratteristiche. Questo già nella prima fase o nella seconda? No, nella seconda fase sarà obbligatorio, nella prima fase non è obbligatorio inserirlo già nella idea progettuale. Ho risposto bene? Ok. Mi scusi, ma se l'idea è talmente originale e nuova, come si fa a valutarla? Dopo 2 anni l'idea, il progetto. Preventivamente trovare gente che è in grado di valutare, sei troppo avanti. No, appunto i metodologi lo sanno meglio di me che è possibile farlo, nel senso che ogni progetto prevede determinate attività e soprattutto prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi. La valutazione di impatto ha proprio la funzione di andare a vedere se e come è stato raggiunto, diciamo, l'obiettivo generale, l'obiettivo specifico, ma ancor di più, diciamo, l'obiettivo generale.
quindi ogni progetto deve per forza avere questo, e quindi i metodologi, i valutatori hanno delle metodologie che poi vanno ad individuare a seconda della tipologia di progetto. Ma assolutamente, assolutamente, ma scusate, mi sono perso la domanda. Ok, se l'ente valutatore arriva, cioè il rischio dell'ente valutatore, se ho fatto un progetto bellissimo che ha a che vedere con delle situazioni a rischio, arriva un ente valutatore che mi fa una domanda tranchant e va a ledere la sensibilità piuttosto ad annullare i risultati raggiunti, i cambiamenti raggiunti, gli effetti raggiunti. Direi che questo rischio è abbastanza minimo, nel senso che, ripeto, tutti gli enti valutatori hanno esperienze in questo campo e quindi si sanno comportare di conseguenza. Ma c'è un altro elemento che è ancora più importante. Il soggetto valutatore non deve essere visto come un soggetto che viene alla fine del progetto a dire questo progetto è buono o cattivo, ossia mettere un voto. No, non intendiamo la valutazione in questo senso, non è intesa in questo senso. La valutazione è uno strumento a disposizione proprio del progetto e a disposizione del partenariato, nel senso che l'ente valutatore, per quanto possibile, deve già partecipare nelle fasi di progettazione o nelle fasi di implementazione per orientare in base a quelli che sono gli obiettivi che vogliono essere raggiunti anche la progettazione stessa, e quindi durante la fase di implementazione avrà comunque una funzione, possiamo dire, di osservazione nei confronti del progetto stesso, che poi andrà a dare il frutto, diciamo, nella valutazione di impatto, che avverrà, ripeto, a 2 anni orientativamente dalla fine del progetto, dove appunto l'ente valutatore farà il grosso del suo compito e del suo lavoro. Ma il suo compito non è che firma adesso quando presenterete la seconda fase e poi lo rivedete tra 5 anni. No, sarà un compito, e vi invito in questo senso a non vedere come l'ente valutatore come un vigile, come un professore che dà il voto e dice insufficiente, sufficiente, buono, ottimo. No, è uno strumento proprio per andare a vedere questi sono gli obiettivi che io volevo andare a raggiungere. Li abbiamo raggiunti? Faccio un esempio: voglio ridurre la percentuale di obesità in una data popolazione. Faccio un laboratorio di alimentazione, educazione alimentare, che prevede 100 ore di laboratorio e 100 frequentanti per 3 anni. Alla fine del progetto andrò a vedere se ho fatto le 100 ore con i 100 partecipanti, eccetera, eccetera, e vado a fare un piccolo test per vedere se hanno appreso qualcosa, punto. 2 anni dopo l'ente valutatore dovrà andare a vedere in quella popolazione di ragazzi che hanno frequentato il laboratorio se è diminuito il tasso di obesità sostanzialmente, o se hanno cambiato abitudini alimentari, che in questo modo andiamo a vedere se il cambiamento è avvenuto, quindi se sono andato a modificare in questo caso le abitudini alimentari. Altrimenti fare il laboratorio tanto per fare il laboratorio non mi serve a molto, e in questo modo, scusate e termino, andrò a riprogettare poi i miei interventi futuri. Oltre alla valutazione dell'idea progettuale, quindi l'innovazione così, c'è
Allora, la domanda è se, il soggetto, se andremo a valutare, oltre alla qualità dei progetti già realizzati dal soggetto responsabile, anche la grandezza di questi progetti o la grandezza proprio del soggetto responsabile in quanto ente. La risposta è no. Quello che andremo a valutare è la solidità delle esperienze, quindi se il soggetto responsabile ha delle competenze tecniche e tematiche in quell'ambito, quindi è un soggetto accreditato, tra virgolette, per poter proporre innovazioni in ambito socioeducativo e se ha partecipato a progetti che richiedevano una certa gestione economica, quindi se è in grado anche di gestire finanziariamente un progetto. Però in termini di associazione piccola o grande, consorzio più o meno esteso, non è un tipo di valutazione che ci interessa. Sì, in parte mi ha risposto, comunque la domanda specifica è le dimensioni patrimoniali o finanziarie di un ente, di un leader, hanno specifiche ben precise, dimensionate già e sono escludenti oppure no? Voglio dire, ritornando a quello che lei ha detto, come fate ad individuare se un leader dal punto di vista patrimoniale e finanziario ha l'esperienza per gestire 1 milione di euro, per esempio, di progetto? La domanda è come facciamo a vedere se il soggetto responsabile, quindi il soggetto capofila, ha la dimensione patrimoniale adatta a gestire un progetto, quindi come valutiamo questa dimensione? Allora, non abbiamo delle soglie, quindi un minimo di budget che deve gestire annualmente il soggetto responsabile da bilancio, così come andiamo a vedere più che altro la grandezza dei progetti che il soggetto responsabile ha gestito. Questo però, diciamo, non significa che se il soggetto responsabile dimostra di aver portato avanti un progetto altamente innovativo in ambito educativo, riproponendo delle metodologie particolari o delle tecniche particolari, ma un progetto finanziato per 25.000 euro, non importa, anche se appunto la grandezza del progetto rispetto alla grandezza del progetto che ci viene presentato è inferiore. Così come ovviamente se le tre esperienze presentate dal soggetto capofila sono un'esperienza di patrocinio di un ente pubblico di 1.000 euro per la realizzazione di un evento, in quel caso diciamo non c'è esperienza. Non ci sono delle soglie, non ci sono dei limiti precisi, ma è proprio diciamo assenso della capacità di gestione di progetti di una certa complessità e soprattutto in ambiti tematici e tecnici affini al fondo e al bando in oggetto. Volevo dei chiarimenti sul cofinanziamento. Alcuni chiarimenti sul cofinanziamento, in che senso? Come era specificato monetario? Sì, nel senso che sono escluse le valutazioni, le valorizzazioni, scusate. Il cofinanziamento prevede, deve essere un cofinanziamento che preveda un pagamento sostanzialmente, una movimentazione economica da parte dei soggetti che lo mettono a disposizione. È chiaro? Sì, certamente, cioè se un ente mette anche in termini di risorse umane, di personale, sì, nel senso che un ente può decidere che per lo svolgimento di una certa attività mette a disposizione un proprio educatore e può decidere che quell'educatore lo paga lui senza utilizzare il contributo. In quel caso allegherà in rendicontazione la busta paga che verrà contata come quota parte oppure interamente a seconda dei casi. Volevo chiedere la deadline per la seconda fase e da quando dovrebbero poi eventualmente partire i progetti e se esiste una piattaforma di ricerca partner. Allora, la domanda è se esiste una deadline già per la progettazione esecutiva, quando dovrebbero partire eventualmente le proposte esecutive approvate in seconda fase di progettazione esecutiva e se esiste una piattaforma di ricerca partner.
Ad oggi non abbiamo già una scadenza per la seconda fase di progettazione esecutiva, perché ovviamente i tempi sono dettati dalla valutazione delle idee progettuali e dipende quindi dal numero di idee progettuali che riceveremo sul bando, e ci auguriamo di riceverne molte. Diciamo che in linea di massima i progetti partiranno dal prossimo anno scolastico, su per giù. Poi ovviamente si tratta appunto di indicazioni puramente orientative a senso rispetto all'esperienza che abbiamo fatto finora, ma è possibile che ci siano o dei tempi invece inferiori o anche superiori. Poi nella seconda fase si attivano anche una serie di meccanismi più specifici di rimodulazione delle proposte eccetera, che influiscono sulla partenza dei progetti, ma che non è questa, diciamo, la sede adatta, perché dovete concentrarvi sull'idea. E l'altra domanda era sulla piattaforma partner. Non abbiamo una piattaforma di ricerca partenariato, e in realtà per i progetti per i soggetti responsabili potenziali e partner che ci seguiranno nel pomeriggio, sconsigliamo una ricerca tra virgolette random di partenariato, perché è necessario che i partenariati che siano fortemente radicati sul territorio, siano solidi, e quindi ci aspettiamo, insomma, che i partenariati si costruiscano proprio dalla relazione di persone e associazioni piuttosto che da piattaforme di ricerca partner, quindi ve lo sconsigliamo comunque. Scusi, forse mi sono perso qualcosa prima. Un'istituzione pubblica tipo una scuola può essere, che ne so, l'ente responsabile? No. Una scuola può essere il soggetto responsabile? No, il soggetto responsabile può essere solo un ente di terzo settore ai sensi della legge del codice del terzo settore. Finanziamento deve essere allocato solo attraverso il contributo dei partner o può venire da finanziamenti esterni? Su questo punto dipende, nel senso che in fase di progettazione esecutiva, quindi in seconda fase, specificherete appunto chi sono i soggetti che apportano cofinanziamento, e potranno essere, come vedrete appunto se riuscirete ad accedere alla seconda fase, o i soggetti del partenariato o un cofinanziatore esterno, che però dovrete dichiarare, quindi dovrete dichiarare chi è l'ente che cofinanzia e quanto cofinanzia. In linea di massima però, anzi proprio come regola generale che stiamo adottando anche sugli altri progetti che sono stati avviati, il cofinanziatore esterno deve specificatamente cofinanziare il progetto X presentato sul bando Un Passo Avanti all'impresa sociale con i bambini. Questo significa che laddove un partner o il soggetto responsabile riceva fondi per iniziative simili o per componenti di iniziative che sono affini al progetto finanziato dal Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, non potranno utilizzare quei finanziamenti, soprattutto se provenienti dal pubblico, per cofinanziare il progetto. Banalmente, proprio a livello di gestione poi progettuale, di rendicontazione, noi non accettiamo dei documenti giustificativi di spesa che siano stati già utilizzati per altri progetti, per esempio. Quindi il cofinanziatore, pur potendo essere un cofinanziatore esterno, deve impegnarsi precisamente a cofinanziare il progetto presentato all'impresa sociale con i bambini da quel soggetto, oppure, faccio il caso appunto dell'ospite della giornata, una fondazione di origine bancaria può decidere di cofinanziare un progetto attraverso un'erogazione liberale al soggetto responsabile o ai partner. Potrebbe essere anche una società privata? Sì, sì. Potrebbe essere anche una società privata? Sì. Scusate, faccio una postilla, questo non significa che dovrete chiedere tutti il cofinanziamento esterno a Fondazione Caripari. Valorizzano e descrivono la metodologia innovativa.
nella descrizione dell'esperienza del soggetto responsabile possono essere inseriti anche dei servizi che hanno un carattere di continuità ma che sono significativi per il soggetto in questione? Direi di sì, sì se documentano attività diciamo che il soggetto responsabile, che l'associazione del caso o la cooperativa gestisce, va a comunque a documentazione, a prova diciamo dell'expertise che ha maturato nel settore della povertà, della lotta alla povertà educativa e anche nell'ambito della gestione, quindi sostanzialmente sì. Chi sarà l'ente a valutare le idee che verranno presentate in prima fase e poi anche i progetti in seconda? Allora, chi sarà l'ente chiamato a valutare le idee progettuali e poi le proposte esecutive in seconda fase? L'ente è l'impresa sociale con i bambini con un apposito comitato di valutazione. Quanti sono i partner minimi e massimi che possono essere inseriti in un progetto? Allora, il minimo sono tre, di cui il soggetto responsabile, che è l'ente di terzo settore obbligatoriamente, l'ente di valutazione e almeno un terzo soggetto. In seconda fase, perché in prima fase appunto non è obbligatorio l'inserimento dei partner, quindi in seconda fase. Il massimo, sostanzialmente non c'è un massimo, il consiglio è sempre quello di, appunto come diceva Alessandra, di non prendere partner a caso e soprattutto di non prendere partner per fare numero. Perché quello poi si vede subito e crea difficoltà soprattutto nella gestione. Un secondo consiglio è quello sempre di fare riferimento al bisogno che si vuole aggredire, diciamo, e al tempo stesso anche alla presa in carico territoriale. Cioè i progetti sulle linee di finanziamento di quei bambini hanno sempre una forte dimensione territoriale, quindi proprio perché si va a valorizzare quella che è la comunità educante, e quindi la comunità educante prevede il coinvolgimento di soggetti eterogenei e molteplici, diciamo, che fanno riferimento ad un determinato territorio. Quindi il consiglio è di non prevedere un progetto che ha a che vedere su tutto il territorio veneto e che ha un partner a provincia, perché sarà un po' difficile la presa in carico territoriale. Forse è più, però è solo un consiglio, poi avremo occasione di parlarne anche nel pomeriggio. Per chi si fermerà, il consiglio è di fare riferimento a dei territori quanto più possibile precisi e specifici che possano poi andare, in cui si possa andare a creare delle sinergie locali e quindi con il coinvolgimento di più partner, andando a far fronte ad un bisogno specifico. La domanda è: quanto pesa la presenza di un ente pubblico in partenariato e qual è il ruolo che l'ente pubblico dovrebbe avere?
Allora, per riprendere appunto la risposta che ha appena dato il collega, il peso dell'ente pubblico è importante, laddove però la partecipazione dell'ente pubblico sia una partecipazione effettiva, quindi non sia una conferma di partenariato, un'adesione puramente formale, insomma. Quindi è importante che l'ente pubblico ci sia, ma che abbia un ruolo affine alle finalità dell'ente pubblico stesso. Quindi ad esempio la pubblicità delle iniziative, il supporto nella creazione di tavoli di lavoro magari intersettoriali, appunto per una presa in carico integrata dei bisogni dei minori, e comunque il ruolo dell'ente pubblico, visto che soprattutto in questa iniziativa varia, la fascia di età può variare da 0 a 17 anni, dipende ovviamente poi dal tipo di fascia di età a cui vi rivolgete, per cui sicuramente sarà più importante o comunque con un ruolo sostanziale per fasce di età inferiori, in cui magari il pubblico, il comune gestisce servizi educativi, rispetto invece ad un progetto dedicato ai giovani 15-17 anni, in cui ad esempio il ruolo dell'ente pubblico può essere quello di aiutare ad organizzare iniziative di orientamento, per esempio. Quindi ovviamente dipende dalla fascia di età.